lancio di Tozzo. Con calma il ragazzo, anzi lotta, in questo caso Corti. Adamo. Dentro il pallone, Chiarello col tacco, Ferrante, c'è Bumbù libero. Ferrante mette in mezzo, soluzione da rivedere questa per l'ex attaccante del Foggia e della Ternana. E ora 100 secondi al termine del recupero. Brignani, forse è l'ultima possibilità per l'Olbia per provare a pareggiare questa partita, per mantenere l'imbattibilità in trasferta nelle ultime partite e soprattutto per raggiungere un altro mattoncino alla corsa salvezza. Sperotto non mette in mezzo il pallone, sfida Bumbù, difficile saltarlo, Sperotto ce la fa e forse porta a casa, sì, il calcio di punizione, fallo di Bumbù. Un po' ingenuo in questo caso il franco congolese. C'era anche Adamo davanti a lui, erano due contro uno questo, il ragazzo è già andato a prendere il pallone, è lui che batterà. Il 7 a saltare dell'Olbia, batte il ragazzo direttamente in porta e Tozzo inchioda il pallone a terra tra gli applausi del Dino Manuzzi, tra i cenni d'intesa dei compagni di squadra, e forse potrebbe essere stata questa l'ultima azione della partita. Ha battuto il ragazzo col pallone che era a metà tra un cross e un tiro e Tozzo se l'è ritrovata tra le mani con tanta calma. Va a rilancio profondo, 5 secondi alla fine per capire se verrà esteso il recupero. L'arbitro ha già il fischietto in bocca, si continua a giocare, sono finiti i 5 di recupero, in avanti per ragazzo col petto Silvestri e arrivano adesso i 3 fischi del direttore di gara. Vince 1-0 il Cesena in casa contro l'Olbia grazie al gol di Chiarello che stringe ora la mano al direttore di gara, il secondo centro stagionale del trequartista entrato nel secondo tempo ex Alessandria, che porta il Cesena a quota 69 punti e blinda di fatto il terzo posto quantomeno, ma a questo punto della stagione con 4 partite ancora da giocare e 4 punti da recuperare alla Reggiana, prima in classifica quota 73, 2 punti da recuperare invece all'Entella, la squadra di Toscano punta al bersaglio grosso a tutti gli effetti dopo un periodo molto difficile con 3 punti in 4 partite, 3 pareggi dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la Reggiana. Ora il Cesena proverà il forcing finale in 4 partite che mancano, 3 delle quali contro squadre che stanno lottando per la salvezza, a regalarsi forse l'ultima speranza di poter vincere un campionato che a un certo punto sembrava irraggiungibile. Dall'altra parte l'Olbia che ha giocato una buona partita ordinata ma che vede la squadra di Occhiuzzi uscire dal Manuzzi con 0 punti. Risultati però in coda alla classifica sorridono alla formazione sarda che si mantiene al 14° posto a quota 35 punti insieme alla Torres, fuori anche dalla zona play-out con 2 punti di vantaggio sulla Vispesaro, con 3 di vantaggio sull'Alessandria, con 4 invece sul San Donato Tavranelle e sul Imolese, con la possibilità con un paio di vittorie di fatto di blindare anche in questa stagione il discorso salvezza grazie soprattutto a un ottimo girone di ritorno. Grazie per averci seguito su Sky Sport da parte di Andrea Voria, un saluto, l'augurio di un buon weekend sempre con le nostre reti dove c'è ancora tanto calcio ad attendervi, soprattutto quello delle qualificazioni europee dove sono in programma diverse partite, in particolare con Diretta Gol, sempre su Sky dove vi salutiamo.